Ciao a tutti ragazzi! Oggi parleremo di un argomento molto interessante ritornando sulla tecnica appunto delle nostre canne da pesca, della loro costruzione e visto anche delle domande che mi avete fatto qui sul canale YouTube a proposito appunto di come vengono anellate, bene sì, parleremo della famosa spina della canna, eh? Per il fisso o magari anellata in controspina per il rotante. Perciò non mi resta che dirvi buon video. Bene ragazzi, dunque come sempre nei video che faccio vediamo però qualcosa di reale. Cosa vuol dire questo discorso di spina contro spina? E allora andiamolo proprio a vederlo sulle canne. Io ho preso chiaramente delle canne simili, diciamo di media potenza, che sono tutte e due di Casa Veret, chiaramente, che sono la Nebula 130-450 e l'Andromeda 130-430. Ho preso queste canne perché sono simili come potenza, anche se sono diverse poi come costituzione, perché l'Andromeda, come tutti ben sappiamo, ha una cima tubolare, mentre la Nebula, così come Ossidia, Evento o la nuovissima Vittoria, invece ha una cima in solide carbo, cioè diciamo una cima riportata, perciò magari un po' più diversa o un pochino più difficile anche per trovare la spina. Bene, però, bando alle ciance, guardiamo come si fa? Allora, partirei chiaramente il discorso della spina, fondamentalmente si nota e si vede molto di più sulla vetta, sia per la sua conicità e sia appunto per la maggiore morbidezza. La spina non è altro che quando le canne, le pezze di carbonio vengono avvolte chiaramente sullo stampo, la chiusura perciò del carbonio è come se fosse una linea immaginaria che dalla punta fino in fondo al pezzo chiaramente risulta appunto avvolta e dunque le conferisce, diciamo così, una morbidezza magari maggiore in un verso rispetto in un altro. Poi c'è da dire che ci sono anche canne che secondo le tipologie di carboni usate o più carboni possono avere anche più di una spina. A volte ci sono canne, per esempio tipo le Sidia, penso che a volte hanno anche sicuramente due spine, però guardiamo quello che ci interessa adesso a noi. Allora, come si fa per trovare la spina? Fondamentalmente ci vuole un appoggio pari, in questo caso ho usato appunto il tavolo. Io di solito metto una mano in cima alla vetta, questa cosa è un tubolare, e una mano fondamentalmente a metà e cerco di forzare. A questo punto ruoto e come per incanto, guardate, ta. Vedete? Cioè, va in automatico, questo va in automatico, perfetto, eccolo qua, sulla spina. In questo caso si vede che è ben allineata perché gli anelli, chiaramente questa è la direzione di lancio, anche se è messa chiaramente all'incontrario, perché con il fisso chiaramente lanceremo con anelli fronte lancio, importante, con rotante invece è differente. Perciò questo è il modo più semplice per trovarlo. Pieghiamo la canna, ruotiamo un po'. E in automatico vedete che va a posizionarsi appunto con gli anelli fronte lancio. Questa cosa qui è chiara, si può anche vedere nei pezzi, diciamo nel secondo pezzo o addirittura nel manico, però nel secondo pezzo è molto più difficile perché ha bisogno di essere, ora in questo caso è un'Andromeda 130, forse un po' più morbida, però ha bisogno di essere piegato tanto, eccolo qua. Si vede bene, eccola qua, però si nota molto meno nei secondi pezzi. Nel manico poi ci sarebbe anche lì, però il manico è molto molto spesso, perciò almeno che non siamo pignoli, ora nel long casting effettivamente si prova tante volte anche a piegare il manico per vedere più o meno dove cede, però diciamo insomma che il manico è abbastanza trascurabile come spina. Anche perché è difficilissimo trovare un manico corto, spesso di carbonio, riuscire a capire flettendolo dov'è che cambia poco. E poi avendo tanti avvolgimenti, chiaramente lì la spina si sente chiaramente meno.
Nelle canne invece col bettino riportato, appunto, come vi dicevo prima, tipo la Nebula in questo caso che abbiamo qua, il discorso è chiaramente differente perché se noi per trovare la spina la prendessimo dalla cima, questo pezzettino di riportato ci ingannerebbe. Prima di tutto perché di solito il bettino riportato ha una spina talmente leggera che poco si sente, e poi perché il bettino riportato tende, come vedete, appunto a ruotare. Infatti anche in fase di lancio di solito il bettino si allinea al piombo e perciò svirgola un po' la canna. Perciò di solito io faccio sempre così, metto, invece che partire di cima, metto il dito fondamentalmente sull'innesto, perciò dove c'è il tubolare, diciamo, della canna, e faccio il solito ragionamento. Forzo leggermente, senza esagerare, e poi ruoto. A questo punto si vede benissimo anche qui, ta, vedete che fa uno scatto, si vede benissimo, ta, e le anelle ritornano appunto nel verso, appunto fronte lancio per il fisso, perché queste chiaramente sono canne studiate da fisso, mentre per le canne ruotate il discorso è differente. E dopo magari facciamo un disegno così capiamo anche questa differenza. Chiaramente questo, come dicevo, avendo un bettino, come vedete, molto morbido, potrebbe trarre in inganno trovare la spina. Perciò su queste canne la spina si trova sempre appoggiando appunto e forzando sul tubolare. Bene, però aiutiamoci anche con un disegno che non fa mai male. Dunque, vediamo anche graficamente con questo schema quello appunto di cui parlavamo prima per essere più chiari. Allora, se chiaramente piegando la canna vediamo che la piega, diciamo così, almeno della cima migliore, più morbida, risulta chiaramente verso questo senso. Se noi, siccome lanciamo fondamentalmente in questa direzione, chiaramente sul fatto di avere il mulinello fisso qua, questo cosa porterà? Porterà a mettere gli anelli in questo senso. Ora, graficamente penso che si veda bene. Perché? Perché poi lanciando il filo appunto che passerà negli anelli con il nostro piombo creerà appunto la piega che si diceva prima. Perciò io, infatti, come vi facevo vedere prima, l'appoggiavo, la piegavo e trovavo, diciamo, la spina per il fisso. La spina per il rotante, o alcuni la chiamano anche controspina, in realtà ho preso un altro pennarello appunto di un colore diverso, ma perché questo? Perché il rotante sta dalla parte opposta durante l'azione di lancio. Allora, presupponendo che lanciamo sempre nel solito verso, il mulinello rotante sarà da questa parte. Stando da questa parte, chiaramente per avere la solita sensazione di canna, gli anelli andranno messi dalla parte opposta, in modo e maniera che avremo sempre il filo che tira la canna comunque nel solito verso collegato al nostro piombo. Ora è uno schemino molto molto artigianale, prendetelo con le molle, ma penso che possa essere chiaro per la differenza appunto di trovare la spina e poi spinare diciamo per il fisso o spinare o controspinare diciamo così per il rotante. Dunque spero di essere stato utile con questa, diciamo, pillola tecnica, ma soprattutto perché veramente è importante trovare la spina per far lavorare meglio appunto la canna in azione appunto di lancio. Questo serve soprattutto per far sì che la canna non svirgoli, anche se poi quando viene compressa, chiaramente nei fermi immagine vediamo come anche la torsione appunto della canna sia importante, e soprattutto anche per chiarire il fatto che non è un caso di come vengono montati gli anelli, specialmente gli anelli su canne, diciamo così,
un po' di alta fascia, dove si cerca la perfezione non solo costruttiva, ma anche, se possibile, chiaramente impegnandosi la perfezione del montaggio per fare in modo che la canna dia il massimo appunto durante la propria compressione e che sia, diciamo, anche più bella, più così gustosa per lanciare. Bene. Spero di esservi stato utile con questo video e se vi è piaciuto mi fa piacere se lasciate un like e come sempre se volete iscrivetevi al mio canale Francesco Del Nero appunto per rimanere aggiornati magari su queste ed altre questioni tecniche. Un salutone, alla prossima!